È sabato 14 febbraio 2015, giornata importante perché è la giornata di San Valentino, dedicatissima naturalmente a tutti gli innamorati. Ci troviamo all'Auchan Fano perché ci sarà una grandissima sorpresa per tutti i clienti di Auchan e anche per voi che state guardando Fano TV. Siamo tra gli scaffali di Auchan e abbiamo assistito a questo splendido flash mob con tanto di bambini che hanno danzato con le grandi note appunto dell'Elisir d'amore. Sono in compagnia di due protagonisti, coloro che hanno prestato la loro voce. Allora, il vostro nome e soprattutto chi avete interpretato, perché sembrano un normale salumiere, una normale colei che lavora tra gli scaffali di Auchan, ma invece loro hanno interpretato qualcuno di importante. Sì, io sono Ignazio Pucci, canto nel coro del teatro e mi hanno chiesto appunto di interpretare oggi Dulcamara, che è uno dei protagonisti dell'opera L'Elisir d'Amore che andrà in scena. E invece la partner femminile di questa performance è? Ecco, è Adina e io sono Laura Piermattei e canto nel coro del Teatro della Fortuna. Quindi diciamo impersono questa ragazza che è di nobile famiglia e poi si innamorerà di un semplice ragazzo che sarà Nemorino. Ecco, noi vogliamo sapere, io parlo per tutti, anche per tutti i telespettatori di Fano TV, com'è cantare, perché cantare da un palco è un conto, com'è cantare invece tra gli scaffali d'Auchan? Perché non capita insomma tutti i giorni, un pubblico così che ti guarda con questi carrelli fermi. Ma è una cosa particolarissima, è molto divertente e insolita, quindi penso può essere anche che piaccia anche di più, perché viene diciamo interpretata e realizzata con grande spontaneità. Allora, a me piacerebbe, l'abbiamo già visto, però piacerebbe soltanto per il pubblico di Fano TV un accenno di quello che ci volete regalare, magari ci descrivete anche di che cosa si tratta. Beh, questa appunto è la barcarola che viene cantata nell'Elisir d'amore. Io sono Dulcamara, un grande diciamo esperto di amore, di Elisir, eccetera, e quindi propongo questa canzonetta ai contadini del villaggio in cui si svolge l'opera. Perfetto, io tolgo la scena e lascio la scena a coloro che insomma se ne intendono di lirica, si può dire così. Prego. Io sono ricco e tu sei bella, io ducati e vezzi hai tu. Quale onore, o senatore, me d'amore supplicar, ma modesta gondoliera o mio par mi vuol sposar. Idol mio non più rigor, fa felice un senator. Eccellenza, troppo onor, far felice un senator. Siamo in compagnia di altri protagonisti che hanno preso parte a questo flash mob improvvisato qua a Auchan, qualche classe della scuola. Sì, siamo dell'Istituto Comprensivo Padalino, Giovanni Padalino di Fano, e le classi che partecipano sono la prima A, la prima C, la prima F, giusto? Detto tutti? Siamo in compagnia della prof, perché è giusto dare anche il nome alla Maria prof. Teresa Fazzi, insegno musica. Ecco, un modo così per avvicinare i ragazzi alla lirica, che sembra qualcosa di distante, ma in realtà non è così. Oddio, io dico sempre loro che la musica, in generale la musica classica, è un pochino più difficile da ascoltare, ma siccome io provengo da quel mondo perché ho studiato canto, ci provo e questo può essere un buon modo. Eravamo partiti 15 per classe, adesso sono venute le classi quasi per intero, quindi sì, mi sembra che sia un ottimo modo e ringrazio per questo la Fondazione Teatro in particolare che ci ha dato questa opportunità e ovviamente il nostro preside Pierluigi Addari che ci ha dato il permesso di fare questa cosa.
Ecco, grazie alla prof. Io voglio invece anche far parlare i protagonisti veri, perché voi ragazzi avete fatto una performance, abbiamo visto danzare, così com'è che avete fatto? Fatemi un accenno di quello che avete fatto prima, delle mani in alto, qualcosina. Com'è stato prendere parte a questo flash mob? Intanto il tuo nome. Sono Francesca Luna e credo che sia stato molto bello. Dicevi fantastico? Mi chiamo Francesco Cola e ritengo veramente un'esperienza che una volta nella vita almeno si deve fare. Ecco, quindi direi che possiamo invitare tutti i telespettatori di Fano TV a vedere questo Elisir d'amore, perché ne vale la pena, no? E anche ad informarsi sul testo originale completo, sull'intera commedia. Benissimo, complimenti, perché lui ragazzi ne sa sicuramente più di me. Ragazzi, complimenti, fatevi un applauso, bravi, fatevi un applauso. Gli scaffali incontriamo giustamente casualmente chi ha coordinato un po' tutte queste coreografie insieme alla prof della padelino, Giorgio Caselli, un maestro nella banda Città di Fano. Com'è stato a coordinare questi ragazzi? Perché li abbiamo visti molto molto attenti. Ma sicuramente molto divertente, faticoso ma divertente, anche perché per molti la lirica era qualcosa di sconosciuto. Le abbiamo spiegato brevemente quello che era il duetto e si sono subito appassionati, tant'è che all'inizio dovevano essere pochi ragazzi, poi alla fine erano tantissimi molti erano dispiaciuti per non potersi esserci oggi. Molto molto divertente, molto. Ecco, la Presidente ci ha anche anticipato che ci potrebbero essere ulteriori flash mob, anche ha detto vogliono esagerare addirittura anche per gli spettacoli futuri, allora nel caso di dire ne vedremo delle belle, che non si sa mai che cosa può succedere. Ah, sicuramente sì, poi oramai che ci siamo lanciati anche in questo settore le idee vengono, poi ho visto che c'è molta voglia di mettersi in gioco e di partecipare a queste cose, quindi grazie anche ai genitori, se li hanno già ringraziati, ai bimbi che veramente sono stati fantastici. Esatto, in questo i bimbi sicuramente sono i migliori, perché loro si mettono in gioco in tutto e per tutto e invitano tutti quanti ancora una volta a teatro a vedere l'Elisir d'amore. E siamo in compagnia di Katia Amati, la presidente della Fondazione Teatro. Ecco, questo flash mob insolito per invitare tutto il pubblico di Fano TV a un evento importante che verrà tra un mesetto. Sì, 12 e 14 marzo, l'Elisir d'amore, Saverio Marconi regista, Lanzillotto direttore d'orchestra, ma soprattutto il coro di Fano che ringraziamo, il presidente del coro che è stato gentilissimo anche oggi a darci l'ok per utilizzare due cantanti che ringraziamo. E noi facciamo un appello a tutti. Tutti i cittadini fanesi, venite a teatro che sarà una bella cosa. Io direi anche, è un'esperienza da ripetere, in ogni opera fanese vogliamo un bel flash mob, magari anche in altre parti di Fano, perché veramente è un'iniziativa molto molto bella e molto particolare. Non lo faremo solo per le opere, esagereremo per questo. E poi se si divertono i ragazzi vuol dire che a teatro ci si diverte tutti, per cui per portarli a teatro faremo anche questo. E tra gli scaffali dei surgelati, tra gli scaffali della frutta e verdura, voglio chiudere questo speciale invitando ancora una volta tutto il pubblico di Fano TV il 12 e il 14 marzo all'Elisir d'amore, appunto nel nostro teatro, che è un po' una chicca. E soprattutto ringraziamo ancora la Fondazione Teatro che ha pensato a questo flash mob particolare, perché finalmente ha portato la lirica, che sembra un qualcosa di molto distante, dove passano tutti, dove tutti fanno la spesa. Quindi complimenti ancora alla Fondazione e mi raccomando, tutti a teatro! We'll be right back.